Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale sordi, Consiglio regionale dell'Umbria. L'Assemblea si è riunita martedì 23 marzo nella sede di Palazzo Cesaroni a Perugia. Nel corso della riunione sono state discusse le interrogazioni a risposta immediata, è stata modificata la legge sulle acque minerali ed è stata istituita una nuova commissione d'inchiesta. Durante la discussione delle interrogazioni, il consigliere Fabio Paparelli del Partito Democratico ha chiesto l'approvazione urgente di misure semplificative delle procedure edilizie, soprattutto rispetto all'ecobonus, il sisma bonus e il bonus fotovoltaico. L'assessore Enrico Melasecche ha risposto che è intenzione della Giunta procedere ad una revisione della legge urbanistica regionale per definire meglio i concetti di tolleranze costruttive e di stato di legittimità degli immobili. Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti sull'emergenza interventi in lista d'attesa relativi alla chirurgia nelle strutture ospedaliere di Terni e Perugia. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che gli interventi chirurgici effettuati dal 1 dicembre 2020 al 15 marzo 2021 presso l'azienda ospedaliera di Perugia sono stati 4.013, mentre in quella di Terni 2.300, per un totale di 6.313 interventi. I consiglieri regionali Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi del Partito Democratico hanno domandato spiegazioni sulle dichiarazioni del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, sul sopralluogo presso l'ospedale da campo. L'assessore Morroni ha risposto che, dopo la verifica di funzionalità, sono stati ricoverati nell'ospedale da campo alcuni pazienti Covid in totale sicurezza. Il direttore Giannico, quel giorno in cui i consiglieri del PD fecero un sopralluogo sull'ospedale da campo, era fuori sede ma erano in servizio dei suoi sostituti. La struttura campale è pienamente conforme alla normativa. Vincenzo Bianconi del gruppo Misto ha chiesto chiarimenti sulle criticità rilevate dalla Corte dei Conti in merito alla ricostruzione dell'ospedale di Norcia e alla sanità in Valnerina. L'assessore Melasecche ha risposto che per l'ospedale di Norcia c'è una gara aperta per la progettazione da parte di esperti che rendano il complesso in grado di garantire operatività elevata. Questa fase dovrebbe terminare nel 2023. Abbiamo consegnato alla Corte dei Conti, ha detto l'assessore Enrico Melasecche, il cronoprogramma con tutte le procedure semplificate del codice appalti. Il controllo dell'ANAC ha dato esito positivo. La consigliera Donatella Porsi del Partito Democratico ha chiesto la riattivazione dei servizi precedentemente operativi nell'ospedale di Pantalla. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che la programmazione dell'attività di ricovero dipende dall'andamento epidemico. Le attrezzature dell'ospedale sono utilizzate a Pantalla e non sono spostate da lì. Eleonora Pace e Marco Squarta di Fratelli d'Italia hanno domandato aggiornamenti sulle tempistiche di invio delle dosi vaccinali aggiuntive garantite dal Ministero della Salute e l'attivazione della vaccinazione di massa per arginare il diffondersi delle varianti di SARS-CoV-2. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che ad oggi non sono state comunicate alla Regione date di arrivo rispetto a quella partita di vaccini. I consiglieri Paola Fioroni e Francesca Peppucci della Lega hanno chiesto quali misure e in quali tempi la Regione intende adottare per la vaccinazione delle persone con disabilità. L'assessore Morroni ha risposto che la vaccinazione dei soggetti affetti da specifiche patologie critiche si avvierà ad aprile, nel rispetto delle indicazioni del Piano nazionale. Rientrano in questa categoria i soggetti estremamente vulnerabili e i portatori di disabilità gravi. Valerio Mancini e Daniele Nicchi della Lega hanno domandato di approfondire la quantificazione del bollo auto non versato alla Regione Umbria negli ultimi cinque anni. L'assessore Paola Gabiti ha risposto che l'attività di recupero genera un significativo gettito: 20,6 milioni di euro nel 2016, 19 milioni nel 2017, 18 milioni nel 2018, 23 nel 2019 e 8 milioni di euro nel 2020. L'andamento degli incassi spontanei registrati negli ultimi due anni ha mostrato un incremento rispetto agli anni precedenti, passando dagli 86 milioni del 2016 a 93.274.000 euro nel 2020. L'aula di Palazzo Cesaroni ha poi approvato, con 11 voti favorevoli della maggioranza, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, T6 per l'Umbria, tre astenuti, Porzi e Bettarelli del Partito Democratico, Fora, Patto Civico per l'Umbria, e quattro contrari, Meloni e Paparelli del Partito Democratico, De Luca, Movimento 5 Stelle, Bianconi del Gruppo Misto, il disegno di legge della Giunta che modifica le norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali di sorgente e termali. Sono stati modificati alcuni articoli che disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio, il rinnovo e la proroga delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali. L'intervento mira a un più efficace svolgimento dei meccanismi concorrenziali nel settore dell'imbottigliamento e della commercializzazione delle acque minerali. L'Assemblea legislativa ha infine preso atto della proposta della minoranza, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto e Patto Civico per l'Umbria, di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria durante la pandemia da covid-19. Essendo stata sottoscritta da più di un terzo dei componenti dell'Assemblea, a norma dello Statuto, l'istituzione della commissione d'inchiesta è automatica. E il voto riguarda solo contenuti e tempistiche, votate all'unanimità. L'organismo sarà composto da tutti i presidenti dei gruppi consigliari, resterà attiva per 12 mesi, prorogabili per altri 12. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria.